Carissimi amici, ben ritrovati sul mio canale YouTube. Vi presento quest'oggi il metodo Ambata Velocità. Questo è un metodo che ci consentirà di vincere l'ambata all'estratto determinato in 3 colpi di gioco, con calcolo alla prima estrazione mensile. Al massimo possiamo conservarci un quarto colpo di recupero, ma in linea di massima giochiamo i 3 colpi di gioco, quindi seconda, terza, quarta mensile. Ci teniamo un quarto colpo di recupero. Attenzione perché invece il metodo completo gioca, intanto gioca gli ambisecchi nei 3 colpi, ma non dovesse uscire nei 3 colpi, i 4 ambisecchi che vado a consigliarvi più un ambo jolly li continuiamo per tutto il mese. L'ambo jolly consiglio nel metodo completo di giocarlo anche a tutte le ruote. Quindi abbiamo la possibilità con questo metodo di vincere anche l'ambo secco molto spesso nei 3 colpi di gioco. Quindi attenzione, il metodo completo ambata velocità. Mi potete contattare in privato o via mail o via WhatsApp numero 348 7547 715, riferimenti che vi lascio anche in descrizione. Ve lo consiglio perché è un metodo anche per ambo secco molto efficace, molto forte, e ci consente di giocare questi 4 ambi nei 3 colpi o per tutto il mese, quindi li tentiamo nei 3 colpi, se non li vinciamo nei 3 colpi li continuiamo per tutto il mese, e l'ambo jolly che spesso e volentieri non solo esce nei 3 colpi, ma ci dà l'occasione anche di, diciamo, è un ambo salvavincita. Quindi attenzione perché è un metodo molto articolato, molto ben studiato, quindi ve lo consiglio caldamente. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo agire la prima estrazione mensile. Attenzione ai calcoli. Prendiamo primo e secondo di Bari e primo e secondo di Cagliari. Come al solito vi regalo il calcolo di ambata ed estratto determinato. Dobbiamo fare una semplice somma, quindi tra primo e secondo di Bari e primo e secondo di Cagliari. Quindi 36 più 62 più 7 più 21. Otteniamo 36, tutto già col fuori, 90. A questo 36 sommiamo la somma delle unità, quindi 6 più 2 più 7 più 1, quindi abbiamo 8 e 8 fa 16. Quindi 36 più 16 otteniamo 52. Questo valore lo teniamo a mente perché per ottenere le due ambate a questo valore andiamo a sottrarre la somma delle unità di prima e seconda di Bari e la somma delle unità di prima e seconda di Cagliari. Quindi 52 meno 8 fa 44. In questo caso abbiamo 2,44. Quando succede questo, dovremo aumentare, e lo indico anche nel metodo, l'ambata di 3 unità. Quindi in questo caso viene 44 e 47. Le ambate le giochiamo anche prima e quarta posizione determinata. Quindi vediamo cosa è successo. Guardate, nei 3 colpi, 47 il 7 gennaio in prima posizione, e il 47 anche qui su Cagliari il 9 gennaio, quindi abbiamo vinto addirittura due ambate. Ok, andiamo a vedere invece l'estrazione, prima estrazione mensile del mese di febbraio. Sommiamo 38 più 87. Allora, dimentico una particolarità: quando abbiamo l'ambata presente in data di estrazione, qui diciamo che è uscito ugualmente, però volendo possiamo aumentare di unità e quindi in gioco avevamo il 48 che poi comunque è uscito su Bari, però diciamo in linea di massima possiamo tenerli in gioco. Questa è un'accortezza in più, però volendo possiamo giocare anche il 48, però in linea di massima teniamo le ambate in gioco, quelle che abbiamo. Febbraio abbiamo 38 più 87, quindi sommiamo prima e seconda di Bari, prima e seconda di Cagliari, più 62 più 21, otteniamo il 28, che lo sommiamo alla somma delle unità, quindi 8 più 7 fa 15, 2 più 1 fa 3, quindi 18, quindi 28 più 18 fa 46, e poi a questo 46 andiamo a sottrarre 8 più 7 15, 2 più 1 3. Quindi 46 meno 15 fa 31 e 46 meno 3 fa 43. 31 e 43 sono le nostre ambate nei 3 colpi di gioco. Il 43 esce a colpo su Cagliari anche in quarta posizione, perché sfruttiamo la prima e la quarta posizione. Andiamo nel mese di marzo.
somma alla prima mensile, primo e secondo di Bari e primo e secondo di Cagliari. Otteniamo il 66. 66 che lo sommiamo alle unità, quindi 4 e 6, 10, quindi qua fa 16. Quindi 66 più 16 fa 82. All'82 andiamo a sottrarre somma delle unità prima e secondo di Bari, somma delle unità prima e secondo di Cagliari. Quindi 82 meno 10 fa 72, e 82 meno 6 fa 76. 72 e 76 sono le due ambate. Guardate come il 76 esce sulla ruota di Bari il 6 marzo e il 72 esce a Cagliari in quarta posizione il 9 marzo. Anche se vinciamo un primo colpo o un secondo colpo, consiglio di continuare perché, come vedete, si possono sviluppare vincite multiple, non solo di ambata, anche di ambo secco. Molta attenzione a questo elaborato. Andiamo nel mese di aprile. Facciamo la nostra somma, quindi 30 più 50 più 58 più 47 abbiamo il 5 e andiamo a sottrarre. In questo caso 5 meno 0 è sempre 5, 5 meno 15, torniamo indietro, non facciamo 15 meno 5, ma facciamo 5 meno 15, torniamo al 90, 90 meno 10, 80. Quindi abbiamo 5 e 80. In questo caso il 5 si vince al primo colpo su Cagliari anche in prima posizione. Andiamo avanti nel mese di maggio. 42 più 57 più 17 più 52. Otteniamo il 78 che sommiamo alle unità, alla somma di tutte e quattro le unità. Quindi 9 più 9 fa 18. Quindi 78 più 18 fa 6. Andiamo a sottrarre 6 meno 9 e otteniamo 87. E anche in questo caso otteniamo 87. Aumentiamo di 3, quindi viene 87 e 90. Come vedete, il 90 lo otteniamo al quarto colpo di recupero sulla ruota di Cagliari. Ok? Andiamo a giugno. Sommiamo primo e secondo di Bari, primo e secondo di Cagliari, la prima mensile, otteniamo il 63. Questo 63 lo sommiamo alle unità, quindi 13. E otteniamo 76. 76 meno 6 fa 70 e 76 meno 7 fa 69. Quindi 70 e 69. Vediamo cosa è successo. Il 70 si presenta sulla ruota di Cagliari al terzo colpo di gioco l'8 giugno. Andiamo nel mese di luglio. Sommiamo primo, secondo di Bari, quindi 81 più 85 più 36 più 27. Otteniamo il 49. Questo 49 va sommato alla somma delle unità, quindi 13 più 6, 19. Quindi 49 più 19 fa 68. Il 68 facciamo meno 6 e 62 e meno 13. 62 e 55. Andiamo a vedere cosa è successo nei tre colpi. Il 62 si presenta su Bari al terzo colpo di gioco. Andiamo ad agosto. Prima estrazione mensile, primo e secondo di Bari, sommiamo il primo e secondo di Cagliari, otteniamo il 7 col fuori 90. Il 7 lo sommiamo alla somma delle unità, sempre primo e secondo di Bari, primo e secondo di Cagliari. In questo caso è 27 e quindi facciamo 7 più 27 fa 34 e poi andiamo a sottrarre 34 meno 18 16, 34 meno 9 25 perché sottraiamo la somma delle unità di prima e seconda e somma unità di prima e seconda sia di Bari che di Cagliari. Quindi 16 e 25. Il 16 a colpo secco in prima posizione sulla ruota di Bari. Ok? Andiamo nel mese di settembre. 34 più 62 più 14 più 36 fa 56. Sommiamo alle unità, quindi fa 16 la somma. 56 più 16 fa 72. Poi facciamo 72
meno 6, 66, e 72, meno 10, 62. Quindi ambate secche, 62, 66. Andiamo a vedere un po', il 62 si presenta a Cagliari il 7 di settembre. Ok? Come vedete, il 62 era già presente, potevamo giocare il 63, infatti il 63 sortisce su Cagliari anche in quarta posizione. Volendo, quando vediamo che il 62 è già presente, diciamo conviene giocare il più 1. Per avere una, ma anche se poi esce comunque, potrebbe uscire comunque, ma ci dà una maggiore affidabilità, infatti esce in posizione. Andiamo ad ottobre, quindi il mese che avevamo avuto in gioco, che abbiamo ancora in gioco, vediamo cosa era successo. 12 più 61 più 44 più 68 fa 5, sommiamo alle unità, questo valore lo otteniamo sommando, ripeto, primo e secondo di Bari, primo e secondo di Cagliari, la via mensile, il risultato è che otteniamo questo 5, lo sommiamo alla somma delle unità di Bari e di Cagliari, quindi più 15 faceva 20, 20 meno 3 17 e 20 meno 13, no, 20 meno 12 era 8, quindi 17 e 8. Cosa è successo? Andiamo a vedere, terzo colpo di gioco, guardate, il metodo ancora ha confermato la sua efficacia. 17 a Bari in quarta posizione, 9 di ottobre. Quindi, cari amici, mancano poche estrazioni alla fine del mese. Ci prepariamo al mese di novembre, andremo a fare questo calcolo e giocheremo le due ambate. Mi raccomando a conservare il metodo e a metterlo in atto dopo la prima estrazione di novembre, quando andremo a calcolare le due ambate che giocheremo a Bari-Cagliari, prima e quarta posizione. Mi raccomando il metodo completo per ambo secco, perché è molto efficace, è molto bello e ve lo consiglio caldamente. Contattatemi ai riferimenti che vi inserisco in descrizione, o via mail, via WhatsApp, numero 348 7547715. Questo è il metodo ambata velocità. Spero di aver fatto come sempre cosa gradita nell'avervi portato uno studio, diciamo, innovativo per farvi andare a vincere ogni mese e spero che possano arrivare mese per mese tantissime belle testimonianze vincenti. Per adesso un saluto a tutti, Mister Sbancolotto.